Durante i campus party si svolgono le fasi finali di CPH e CPH Idea. Il primo giorno di evento si passa in fase 5, la seconda selezione, denominata Pitch Day. Tutti i gruppi in gara espongono ai committenti le idee e i progetti con un pitch. Le CPH Idea si chiudono in questa fase, con la decretazione del vincitore che verrà premiato sul palco principale nella giornata del 22 luglio. Per la CPH invece, il committente sceglie sul posto il gruppo migliore, che continua la sua gara sviluppando il progetto nell'hackathon finale, ovvero la fase 6A, Well Done, Build It. I gruppi esclusi vengono sciolti, ma i membri possono riaggregarsi in nuovi gruppi e coinvolgere nuovi membri incontrati al campus party, ripresentando il proprio progetto o ripartendo da zero per affrontare l'hackathon finale, ovvero la fase 6B, Ouch, Try Again. Il 22 luglio, per tutti i gruppi in gara, è programmata la fase 7, Prototype Show, in cui vengono mostrati i risultati finali delle hackathon al committente che sceglie i due finalisti che si affronteranno per la vittoria finale. Si passa quindi ad una fase di attesa e rifinitura, fase 8, per arrivare alla fase 9, Final Battle, la sera del 22 luglio. In fase 9 i due gruppi si sfidano in un botta e risposta serrato con il pubblico, i media e la giuria del committente, in un evento spettacolare sul main stage. Successivamente la fase 10 è la cerimonia di premiazione del vincitore sul palco.